migranti sono un problema per il governo presieduto da Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 6 mesi. In questo modo l'esecutivo può assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione dei migranti e della loro sistemazione sul territorio nazionale. A far scattare lo stato di emergenza è il numero degli sbarchi, che è largamente superiore rispetto al passato. Per l'attivazione e l'avvio delle prime misure urgenti sono stati subito stanziati 5 milioni di euro, previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Con lo stato di emergenza l'intento del governo è di realizzare procedure e azioni più veloci per offrire ai migranti soluzioni di accoglienza in tempi brevi e con standard adeguati. Da un lato saranno coinvolte la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. Dall'altro si punta ad aumentare e rafforzare le strutture finalizzate al rimpatrio dei non aventi diritto alla permanenza in Italia. Ovviamente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale è stato subito criticato dalla sinistra e in particolare del PD, con una delle fedelissime di Elie Schlein che si è subito esposta con un tweet. Quando non ha idea di cosa fare, questo governo usa la propaganda, ha dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente Dem, non sanno gestire e regolarizzare l'immigrazione. Intanto gli imprenditori italiani avrebbero bisogno di 500.000 lavoratori. Cambiamo il vocabolario. Basta parlare di emergenza. Chiamiamola opportunità.